Sindaco Genduso, si è appena conclusa la riunione qua in prefettura possiamo dire, emergenza rifiuti, anche se effettivamente non siamo ancora in emergenza. Avete studiato qualche soluzione, qualche proposta fattibile? Sì, si è tenuta questa assemblea dei sindaci che purtroppo però non ha visto rispettato il numero legale, per cui diciamo così che è stato un incontro per discutere degli argomenti, ma non abbiamo potuto deliberare nulla. E non siamo ancora in emergenza, ma giustamente tutta la provincia e tutti i comuni si stanno ponendo il problema di un'emergenza annunciata che sarà certa quando esauriremo la disponibilità dell'attuale discarica dell'8.5 a Colletti Ozotto, che dovrebbe durare fino appunto gennaio-febbraio del 2015. Quindi responsabilmente ci stiamo ponendo il problema di cosa fare da quel momento in poi. Sono state analizzate le proposte, le disponibilità di alcuni impianti nella provincia di Cuneo e di Alessandria e sono state anche presentate alcune proposte che hanno avanzato alcune ditte del nostro territorio, quindi in particolare la Hydroedil, la ditta Imeri e la ditta Dox Lanterna, che potrebbero offrire parziali disponibilità sia per siti di trasporto dei rifiuti da portare fuori provincia e sia anche, diciamo così, nuove aree di discarica, di abbancamento dei rifiuti. Quindi l'Assemblea ha deciso che poi nella prossima settimana ci sarà un incontro ristretto con i comuni più importanti della provincia per approfondire e analizzare anche dal punto di vista tecnico la percorribilità di queste soluzioni. Si parla anche di un nuovo incontro col prefetto o con la maschera, ma quello che sarà dopo. Esattamente, è stato ribadito la necessità di un incontro che peraltro i sindaci avevano già deliberato nel corso dell'assemblea di agosto per rappresentare la grave situazione che si configura proprio anche a causa di tutti gli accadimenti ultimi e quindi abbiamo ribadito la necessità di questo incontro che verrà chiesto appunto nella prossima settimana.